No, ma mo loro si pigliano le casacche gli avversari. Chiama Enzo Annuni. Malesseri contro Coca Juniors per questa settima del campionato italiano. Enzo, abbi bontà, un giro di casacche per l'altro campo, per favore. Non il campo dove sto io, quell'altro, grazie. Sblocca subito il risultato del Coca Junior con Morano. Sono i giocatori che non conosco. E ovviamente il Coca Junior che non mi manda la lista, qualcosa di terribile. Pierluigi, mettiti un attimo qua vicino a me. Buglione intanto prova subito a pareggiare, dicevo, Conte, Avagnano, Andolfi, Buglione, Conte. In panchina non c'è nessuno, mentre per il Coca Junior ci sono molti giocatori che non conosco. Lui è Stulder. Allora, allora devi dire al tuo capitano che mi deve mandare la sfaccimo della lista. Ma scusate, che non me la manda mai, mi sono rotto i coglioni. Vabbè, perché è l'unica squadra che non me la manda. Mi prendo io l'impegno. No, che poi io gli dicevo, no, ma è sempre stessa, non è così. Che Stulder sarà la seconda volta che è venuto. Allora, quindi Autiero, chi ha segnato questo con la maglia rossa? Morano. Morano, ok, avevo detto bene. Farias. Farias. Ok. Lanzilli, perfetto. Lombardi e Merolla, perfetto, ok. Avagnano mantiene il pallone in campo. Tra l'altro Avagnano, se non sbaglio, questa anche per lui forse è la prima o la seconda partita che fa in questa edizione del torneo. Avagnano è stato premiato anche come capocannoniere nella Final Four dei tornei Skies del maggio scorso, questa edizione molto breve, partiti a 6, poi abbiamo finito con 4 squadre tra maggio e luglio del 2023, quando il Napoli era campione d'Italia. Infatti lì c'è stata la prima partecipazione del Gold Scampia, da cui una costola poi sono nati i malesseri. Bravissimo Avagnano, destro, scheggia la traversa. Stolder sale sulla destra, il tiro dalla gran distanza, pallone sul fondo. Avagnano recupera Farias, il destro, male Conte, 2-0. Raddoppia il Coca Junior. Sbagliato qualcuno? No, meno male. No, te ne va, faccio la cazziatica, Andolfi. Conte. Stolder. Destro di Morano, in qualche modo Conte smanaccia. Avagnano. Destro. Bella l'idea per Buglione, ma Stolder recupera il pallone. Occhio ad Avagnano, ancora Farias, poi Morano, Andolfi, sale, Lanzilli tocca, Farias, destro, smanaccia Conte. E quindi Lanzilli sinistro, molto bene Avagnano, ancora Lanzilli, pallone al centro, Andolfi, Avagnano. Raffè, la batteria regge? Destro dalla distanza sul fondo. Andolfi. Quindi Conte tocca per ultimo, ci fermiamo un istante. E qui quasi
Sicuro? Ah, perfetto, okay. No, io che batteria, Giuseppe, è venuto all'anzi. Ah, boh, ma che vada più telefono mio? No, mi dispiace. Però vabbè, questa qua tanto è l'ultima, si è fatta tutte e due e voglio fare con l'urdo. Bellissima prima, Oh, Sky Jumpers sul classico. Sky Jumpers abbiamo hanno perso, infatti ci sono anche rimasto male. Sconfitta, non c'erano proprio stasera. Bella anche la prima partita tra Blancos e Tettenham. Con un gol di scarto la portano a casa i Blancos, ma che partita hanno fatto pure i Tettenham. Beh, mi piace, io ne parli con entusiasmo, mi fai sempre piacere. Dobbiamo mancare nel sit fotografo. Bellissimo, ho visto. Sono state due partite proprio esilaranti, bellissime. Ora ma la terza. Loro i bianchi sono nuovi. La squadra nuova. Sì. Come si chiamano? Brazilian. Stolder avanza contrastato per un attimo da Buglione, poi scarica palla a Morano, autore del primo gol della partita. Stolder, buono il filtrante per Morano, fermato da Conte, senza fallo dice l'arbitro. Stolder, Lanzilli sinistro, Murato recupera, no, Buglione non ci arriva neanche Andolfi. Occhio a Stolder, passaggio al centro, bravissimo Conte sul tiro di Farias. Stolder, ehi, avete pianto, avete fatto il pianto preventivo, poi avete vinto 6-2. Allora, no, mo ti spiego, meno male che me l'hai detto che te lo stavo per dire. Allora, siccome io sto cercando di unire i due tornei che faccio per le fasi finali, no? Allora, mo il torneo che faccio di mercoledì al Salice, occhio con te, paratona di Autiero. Il torneo che faccio il mercoledì al Salice dura 10 settimane di girone, okay. Perché su 6 squadre, quindi 5 giorni d'andata, 5 giorni di ritorno. Ok. Questo dura 9 perché siamo 10 squadre. Attenzione Lanzilli, prova a girarsi, azione sfumata. E dicevo che siccome dobbiamo fare dei recuperi, mo credo che al posto di farli martedì, magari mi prendo una settimana alla fine della come decima settimana, facciamo i recuperi così mi trovo pari tra l'uno e l'altro torneo. Okay. E voglio unire. Gol, pareggio dei malesseri, ha segnato Andolfi. E voglio unire le 6 squadre con le 10 di qua. Okay, questo l'avevo farei detto. Una mega classifica 8 da un lato e 8 dall'altro. E ci divertiamo. Ok, vabbè, quindi mi considero libero settimana prossima. Perché poi giustamente tu non ci stai giovedì. No, è quel perché io volevo giocare martedì quella di giovedì. Esatto, quella era la cosa. No, quindi sì, libero. Vabbè, praticamente okay. Sì. Vabbè. Che tu poi correggimi, Mario, tu mi pare che i recuperi non ne devi fare. Io ho fatto 5 partite già, me ne mancano 4. No, allora no, tu non recuperi le fa. No, con questa cosa devo giocare 5 su 9. Poi due grande gol. Ci sono regolarmente. Allora Mario, allora ti faccio sapere. Perché se. Allora, questa è la settima. Sì. E noi abbiamo giocato 5. Ma già fa due conti e ti faccio sapere. Fammi sapere, come martedì ci siamo. Se la incasso ci siamo martedì. Ciao Mario. Ciao, buonasera. Ciao. E complimenti, grazie. Tanto 2-1 del Coca Junior, un bolide di Stolder per il 3-1. Ho sbagliato prima, Andolfi non aveva pareggiato, aveva accorciato le distanze. Avagnano che potrebbe prendere un po' di gas, ma in questo caso cercare di far vedere di cosa è capace. Buglione riceve palla ora da Andolfi, ancora Buglione il sinistro, grande parata di Arturo, come si fa scena Arturo Autiero, Morano filtrante a cercare Merolla, pallone troppo lungo, Andolfi
Vado, uscita, uscita, uscita. Vai, vai, vai. È sinistro. Sinistro, fuori. Destro, anzi. Fuori, mandalo. Pallone alto. Sì. Merolla. Brutto, brutti errori di Merolla, che non è da lui ostinarsi palla al piede. Lombardi, Morano, Stolder, Morano, supera il centrocampo e mantiene il possesso. Lombardi, Stolder, destro sul fondo, Conte, Buglione, sinistro, respinge Autiero. Stolder, Lombardi, bravo Buglione, occhio a Stolder che ci prova, Vagnano respinge, ancora Stolder, smanaccia Conte, poi prende palla a Vagnano che ci prova, tiro impreciso. Stolder, fallo qui su Morano, calcio di punizione per il Coca Junior. Destro al lato di Stolder, si riprenderà con la rimessa da fondo campo per i malesseri con Franco Frizione. Salvatore Conte, deviazione di Lombardi. S. Conte, Andolfi, Buglione, bravo Stolder, Lombardi, Morano, Stolder, evita il ritorno di Andolfi. Sale dall'altro lato Lombardi, quindi Morano, Stolder, Lombardi, Morano, Merolla, sinistro, Conte, la blocca a terra, Avagnano, Conte, tacco per Avagnano, Andolfi non ci arriva, Morano bene qui ad evitare Buglione, Stolder, destro murato da Avagnano, calcio d'angolo, fallo laterale per i malesseri. E Conte alla battuta. Andolfi. Schiena di Merolla. Palleggio di Conte. Di testa Morano. Occhio qui, contrasto tra Vagnano e Morano. Fa male anche Lombardi, tre a terra, una strage, una tragedia. L'arbitro che ha già un cartellino, vediamo a chi lo indirizzerà, a Morano,
Resta a terra però Avagnano che... Dai, ci fermiamo un attimo. Poi ci sentiamo, dai, tranquillamente. Il prossimo lavoro di mattina. Venerdì? Questo qua. Allora penso che ando con me. Ciao, te ne vai con Andrea? Sì, ciao Ambro! Ti voglio sempre bene! Buglione sinistro sul fondo. Grazie, ciao. Allora c'è un cambio, entra Stolder ed esce Lombardi, entra anche Lanzilli ed esce Morano. Merolla. Lanzilli. Bello il passaggio a Stolder in mezzo, Merolla. Lanzilli, Stolder, Farias. All'indietro ricomincia da Lanzilli. Stolder, destro. Respinto, bella la chiusura di Buglione che poi si porta il pallone sul sinistro, vede il taglio di Andolfi, però i Lilla ritrovano il possesso palla, bella la giocata di Merolla su Stolder, Avagnano messo fuori gioco e poi Merolla colpisce il palo. Calcio da Andolfi, no. Perora una causa, come dire, condivisa, condivisibile. Lanzilli, Stolder, destro in mezzo, respinge Conte, poi alto il pallone sulla rete superiore del campo, fallo laterale per i Lilla. Farias il destro sul fondo, ma l'esseri probabilmente infreddoliti, probabilmente non in forma, ma ancora devono dare, diciamo, devono dire la loro, devono dare un senso a questo primo tempo veramente molto opaco. Lombardi all'indietro, Autiero, Lanzilli, bravo Conte, poi Avagnano, bravo qui su Lanzilli, ancora il numero 99, passaggio ad Andolfi, lo scarico a cercare Buglione. Bellissima chiusura di Lombardi in angolo. Pugni di Autiero. Ricomincia Buglione che devia il suo lancio. Anzi, il cui lancio viene deviato. Quindi Avagnano ricomincia dalle retrovie scambiando proprio il pallone con il numero 19. Trova il destro dalla distanza, però Autiero si fa trovare pronto. Ci si aspetta un po' di più da parte di Avagnano. Lanzilli. Farias. Merolla. Lombardi, bravo Conte che allenta questa manovra dei Coca Junior che però
sono su tutti i palloni. Merol, sicuramente il Coca hanno una ambizione importante perché le ragioni di classifica impongono, ecco appunto, un'altra rete, il quarto gol stavolta è di Merolla. Allora, allora prendiamo la classifica. Allora, Malessa rifermi a 15, ci scappa che supera sia gli Sky Jumpers che Malesseri, da 13 si porta a 16, vista la vittoria contro gli esordienti Disoccupatos. Poi Stellazzurra che da 12 sale a 15 e quindi si porta al terzo posto, e il Cocagnuolo che per il momento sale da 9 a 12, raggiungendo praticamente a un punto di distanza gli Sky Jumpers fermi a 13. Quindi la classifica per il momento dovrebbe recitare CSK a 16, Malesseri fermi a 15, Stellazzurra da 12 a 15, Sky Jumpers 13, Coca Juniors 12 e poi via via Exploding Kittens da 6 a 9 e poi si deve aspettare il risultato definitivo tra Aston Birra e Brazilian, visto che i Disoccupatos hanno vinto contro il CSK. Conte, Andolfi sale superando ora il centrocampo, allarga male per Avagnano, piuttosto fermo sulle gambe, piuttosto lento, piuttosto appesantito. Stanno vincendo i Coca. Occhio Buglione, accorcia le distanze, punteggio sul 4 a 2. Senti un commento post partita, che è successo? Che fatto? È un calcio in faccia. Aia! Sono andato in anticipo di testa al pallone e l'ha alzato la gamba. Oh Mauro, ti ho fatto male. Mauro, fammi un attimo filmare, fammi bere un po', facci pacienza. Sì, vediamo. È frizzante. Prima questa qua, sono venuto qua che era fa di via, cioè fa ancora di più. Ok, noi stai calmo, c'entra lui, mannaggia, ma chi non grazie. Comunque che è successo? 6 a 2, che è successo? Buona, ecco. Oh Merolla, bravo Franco Frizione, sale, supera il centrocampo, sbaglia il pallone e lo regala a Lanzilli. Ma chi ha segnato? Tu e? Io e Fabrizio. Guardi la partita, mi ha attaccato niente. No, ma infatti io da qua ho visto, cioè. Mi ha attaccato però. Cioè, eppure tu, Jenny, ma Andrea, Fabrizio. Vabbè. Occhio qui, pallonata a Merolla. Ci fermiamo un attimo. Peccato non averla ripresa, però questa era carina. Conte, lancio lungo in avanti da Avagnano, stoppa bene il pallone, prova a sfuggire a un avversario, si gira in un fazzoletto e col sinistro impegna Autiero in una bella parata. Un po' di brutto. Lo so, però voglio, brutto, a parte che tutti girano, poi no, questo a momenti lo rinnova. No. Duplice fischio, punteggio di Emerol, intanto che non resiste a casciare. Vabbè, punteggio di 4 a 2 tra Coca, Iurio e Malessa. Sta per ricominciare la partita. Punteggio di 4 a 2 tra Coca Junior e Malesseri. Morano, Stolder, Morano,
Lanzilli, bravo Buglione in chiusura, fallo laterale. Autiero, Stolder, avanza Stolder molto bene, Lanzilli, Morano, Stolder, Stolder, destro dalla distanza di Farias, respinge Avagnano in fallo laterale, Morano alla battuta, cross, bello l'aggancio di Stolder, mantiene il pallone in campo, ricomincia la Farias, Lanzilli sinistro, la finta, Morano chiude bene Avagnano e guadagna il fallo di fondo campo. Chiusura in corner a favore dei Malesseri. Stolder scambia davanti ad Autiero con Farias, quindi di nuovo Stolder. Farias destro, allarga dall'altro lato da Morano, sinistro di Lanzilli, passaggio a Morano, Stolder, Farias, bella qui la giocata su Buglione che però non ha bocca. Buono l'anticipo di Lanzilli su Avagnano. Calcio d'angolo, bravo Franco Frizione. Andolfi, Conte. Sì. Che squadra sei tu, fratello? Sei col Peppere Scigno? Esatto. Ragazzi, io devo avere 40 di iscrizione in più ai 55. Peppe lo sa. 40 in più ai 55, è la quota di iscrizione. Franco Frizione. Buglione. Malesseri completamente sfasati stasera. Vero che hanno segnato due gol, ma non sono entrati con la giusta testa, non sono entrati con la giusta mentalità. Ed è un peccato perché sono in vetta e rischiano di perderla con questo atteggiamento. Stolder, Morano, Farias, anzi, di nuovo Stolder. Farias, bravo Conte, pressing su Autiero, chiedo scusa, Lanzilli, Stolder, bravo qui Lanzilli ancora per Stolder, Morano, Stolder, allarga per Farias, il velo però non c'è nessuno e regala di fatto un fallo laterale ai nerazzurri. Conte, destro di Morano, largo a destra, Lanzilli, Malesseri in ritardo in fase difensiva, deviazione credo di Conte, calcio d'angolo. Andolfi, Buglione, l'apertura, bravissimo Morano, quindi Stolder, occhio qui a Conte che senza fallo devia il pallone in fallo laterale. Conte sulla schiena di Stolder, quindi un fallo laterale un po' più avanti rispetto a prima. Avagnano, Andolfi, fallo qui su Avagnano, calcio di punizione praticamente all'altezza del dischetto del tiro libero. Un po' di malessere qui tra i malesseri.
Avagnano destro, Autiero respinge, fallo laterale. Quanto stanno di Lerne? Sono 1-0 per bianchi. No, per la... i colorati. Pensa che a mamma vanno pareggiati bianchi, mi pare, credo. Buglione. Stolder per un attimo, Avagnano. Si accentra Avagnano. Bravo, sinistro chiuso, molto bene Avagnano. Nel secondo tempo si è un po' animato. Allontana Autiero, Lanzilli, Mambruga. Scusa Mirna. No, 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 è Conte in mezzo, allontana Morano. Ma immagini sa chi sgolo, io ho temuto seriamente. Mamma mia. Bravo Avagnano che mantiene il pallone in campo. Buglione in mezzo, bella questa palla per Andolfi. Chiusura di Morano in fallo laterale. Di testa Buglione schiaccia troppo e il pallone finisce a lato. Quindi Autiero, bello l'anticipo di Conte. Avagnano, paratona di Autiero, calcio d'angolo. Fa male Buglione. Fallo laterale per il Coca Junior. Lanzilli. Lanzilli di nuovo, chiusura di Conte. Morano destro, alto. Conte. Buglione. Andolfi. Andolfi. Lancio lungo direttamente tra le braccia del portiere. A me. Io. 50. Ok. Grazie Mohamed. Alla prossima. Ciao, voglio. Conte, lancio lungo in avanti direttamente tra le braccia del portiere. Vero che sono le 11 ed è tardi, però la partita è un po' pigra. Tra l'altro i malesseri, brutte scene perché litigano, però bisticciano tra loro e ne approfittano ovviamente gli uomini in lilla che con Lanzilli fanno il gol del 5-2. Non bella questa cosa, però parlatene tra di voi, non in campo perché è proprio brutto. Tu sei a casa mia, porta rispetto. Tu che sei a casa tu. Stai calmino. Stai calmino pure tu. Stai calmino. Vabbè, si descrive da solo. Stolder. Ah, io. Ok. Merolla. Conte. Il fa segni vicino alle camere. Buglione. Andolfi non ci arriva e il pallone finisce direttamente da Autiero. Quindi Lombardi, ottimo Conte in anticipo e Avagnano recupera. Frizione, passaggio a Salvatore Conte che avanza, supera il centrocampo, ancora il 77, non ci sono compagni che gli vanno in soccorso, fa tutto da solo.
Buglione prova un gran sinistro dalla distanza e il pallone finisce in rimessa dal fondo. Ma che le parla a me? Ma che sto pensando? Autiero Stolder Merolla, pallone al centro, rete del Coca Junior, 6-2 il punteggio. Brutto così, Franco, dai Franco! Dai Franco, dai! Scherzando, sta. Buglione, Avagnano, Andolfi, destro alto, mette un attimo qua, fammi fare un attimo un opere di convincimento, non ci fai scienze, come mi vedevo, Buglione sinistro sul fondo, una serata un po' complicata, però la portiamo a termine come sempre. Merolla ricomincia da Stolder, di nuovo Stolder, quindi Farias, Lombardi, destro, sbagliato qui per Stolder, ripartono i malesseri, Avagnano, Andolfi, accenna Conte, il destro sul fondo di poco, fallo di fondo campo. Farias, lungo in avanti, bravo Buglione, quindi Conte, destro, sul fondo ancora, di poco al lato il tiro. Autiero, Stolder, lungo di Farias, bravissimo Buglione che poi combatte con Stolder e Buglione non molla, fallo laterale, Avagnano, destro, deviazione, fallo laterale, Andolfi alla battuta. Anticipato Buglione, riparte il Coca Junior con Autiero. Lancio lungo sbagliato direttamente in fallo laterale.
Arias lascia il pallone a Conte. Andolfi non ci arriva, fallo laterale stavolta per i Lilla, che ora ci provano con Lombardi, ben chiuso da Conte, che evitava il calcio d'angolo, però complica un po' le cose ad Avagnano, che per rincorrere, per fermare Merolla, si stampa nella rete laterale e concede il calcio d'angolo. Battuto, Lombardi prova a girarsi, buona difesa di Conte, quindi Lombardi si rifugia in Autiero. Credo che l'ultimo tocco sia stato di Farias, e così fallo laterale per i malesseri. Ci sono i cambi intanto per i Coca, entrano Morano e Lanzilli ed escono Merolla, no, Stolder e Farias. Conte, Andolfi, quindi Conte, occhio qui, che evita Merolla, poi evita anche Morano. Calcione su Morano, ad accertarsi. Anzi no, Conte che reclama un fallo. Ma rimuova o gira? Che lo stanno degli spiccioli là. Ok. Aspettava chi ha? Combatti, combatti! Non lo so se ce ne sono altri, perché. Ma se fa la mano? Ce la fai? No, non ce la fa. Non me ce la fai neanche tu. No. No. Un pezzo. Adesso. Ah no, ma si rimonde. Ecco. Lanzilli recupera Morano molto bene. Bravo Avagnano, fermo e recupera il pallone. Non riesce a girarsi. Morano lo controlla molto bene. Poi Avagnano prova anche un fallo. Conte recupera, ma Avagnano commette fallo. C'è il calcio di punizione per il Coca. Lanzilli. Bravo Conte, prima di Merolla. Male, però recupera Merolla e guadagna anche fallo. Che calcio di punizione. Questa scivolata sull'uomo di Conte. Adesso li ho visti qua, mi stanno assi. Ah, ma quelli sono i soldi che devo dare a Ernesto, capì? Calcio di punizione per il Coca Junior. Merolla la battuta, d'altronde è un sinistro puro, quindi può dire la sua. Bello! Bravissimo Merolla, gol del 7-1 mi sembra. Avagnano, Conte, destro deviato, fallo laterale. Un
No, calcio da... No, fallo laterale, sì, un po' più lontano. Buglione! La botta su Autiero che però respinge. Quindi Conte recupera palla, evita Merolla, poi si porta però il pallone fuori. Conte non la lascia andare, passa rasoterra a Buglione che poi ritorna sul pallone e si rifugia di nuovo in franco frizione. Pigro questo passaggio per Avagnano che, va detto, si è sentita la mancanza di Avagnano, poteva fare di più. Andolfi, bello il tacco, Lombardi capisce tutto però, quindi Lanzilli, chiusura di Conte, fallo laterale per il Lilla. Però sbagliano questo fallo laterale, Lanzilli colpisce Lombardi e quindi c'è il fallo di fondo campo. Frizione, Conte, destro! Gol, Lanzilli, 8-1. Testa altrove per i malesseri stasera. Ecco. Che è successo? Una manata, un pacchero? Avagnano destro dalla distanza, pallone sul fondo. Bravo. Lanzilli, Lombardi, Avagnano. Quindi Conte, Avagnano, Buglione, Avagnano, Conte, occhio, troppo duro su Morano, recupera Lombardi che serve all'indietro Autiero, quindi Merolla, sale Merolla, chiusura, recupera quindi Buglione, Avagnano, sinistro, deviazione in fallo laterale. Avagnano chiede ovviamente attenzione ai propri compagni di squadra che chiacchierano tra loro. Buglione all'indietro, Salvatore Conte che avanza, prova un gran destro, respinge Autiero, triplice fischio, malesseri con la testa altrove. Coca Junior ne approfittano e vincono, se non sbaglio, con il punteggio di 7-1.